2008 il nuovo City Crossover della Peugeot è una vettura compatta, visivamente compatta, 4,16 metri di lunghezza, 1,74 di larghezza, 1,55 di altezza. Con questa vettura la casa transalpina capitalizza il successo avuto con il 3008 e continua nella dinamica offensiva lanciata con la 208. Tante le peculiarità, tante le particolarità di questa vettura. Innanzitutto i consumi. Lo possiamo vedere dal computer di bordo. Con questa vettura che abbiamo in prova, a velocità costante i consumi sono molto limitati e vanno da 2,5 a 4,8, 4,9 litri di gasolio per 100 km. Nel ciclo combinato il 2008 riesce a fare anche 22 km con un litro di gasolio, che si abbassano a 17 nel ciclo urbano. Andiamo a conoscere nel dettaglio questa vettura. Agile, sicuro, preciso. Questi sono i tre termini che riassumono meglio il carattere del 208. Il volante compatto, multifunzione, con tutta una serie di strumentazione al volante, risulta sempre preciso e reattivo, capace di interpretare anche le curve più insidiose. Il cambio a 5 marce, meglio sarebbe a questo proposito che la Peugeot prevedesse su tutti i modelli il cambio a 6 marce, ma comunque il cambio a 5 marce non ha mai avuto sbavature. Dal computer di bordo, le cui funzioni vengono qui riassunte, la velocità costante nei tragitti extraurbani, la vettura risulta sicuramente molto parsimoniosa. Con un litro di gasolio si riesce a percorrere anche oltre 22 km nel ciclo combinato, mentre nel ciclo urbano si scende a 17,2 km con un litro. Anche lo start and stop contribuisce in maniera determinante alla limitazione, al contenimento dei consumi. 2008 è una vettura visivamente robusta, grazie all'assetto rialzato di 25 mm, gli scivoli di protezione anteriore e posteriore, alle modanature laterali in acciaio inox e ai cerchi da 17 pollici diamantati con finiture opache. I passaruote arcuati si raccordano piacevolmente ai paraurti e alle parti inferiori della carrozzeria di colore nero. Il frontale, esaltato dalla calandra cromata, riproduce le soluzioni stilistiche più recenti del marchio. I nuovi ed inediti proiettori mostrano un design ricercato in perfetta simbiosi con le funzioni tecniche. Hanno linee affilate e giocano con i tratti della carrozzeria per disegnare la pupilla penetrante di un felino. Cesellati formano un tutt'uno con il frontale, conferendogli un aspetto ancora più espressivo, tecnologico e specifico. Questo sguardo è poi sottolineato dalle luci diurne a LED. Il cofano e i parafanghi completano quest'impressione rassicurante di precisione, protezione e robustezza, sempre abbinata a grande leggerezza. Il movimento dinamico ed elegante del tetto influenza anche le linee laterali. Una sorta di onda muove il tetto all'altezza dei posti posteriori e si prolunga fino a dare origine a uno spoiler a filo di lamiera. Le barre al tetto, leggermente arcuate, completano i riferimenti al dinamismo e al tempo libero del 2008. Il posteriore associa in modo evidente robustezza e dinamismo. Il volume del bagagliaio, dotato di una soglia di carico bassa, è sovrastata da un padiglione dalla curvatura dinamico ispirato a quello della RGZ. Il grande portellone è delimitato dai fari saldamente fissati alla carrozzeria.
I tre artigli luminosi rischierati alla base da LED fluttuano all'interno del loro alloggiamento e sembrano sospesi. Grande enfasi viene posta sull'abitabilità interna, assicurata da ben 83 cm di spazio fra i sedili anteriori e quelli posteriori. Numerosi vani portaoggetti permettono di riporre ben 24 kg di carico all'interno dell'abitacolo, di cui 11 alloggiati nel tunnel centrale, dove trovano posizione anche il freno di stazionamento dal design robusto e compatto, quasi di tipo aereo, così come il comando del grip control, interessante optional per la trazione, che viene montato su alcune vetture nell'allestimento più importante. L'atmosfera a bordo è unica grazie alla firma luminosa specifica. I profili dei quadranti del quadro strumenti hanno un bordo retro illuminato blu a LED sui livelli di allestimento superiore. Un tetto ciel panoramico in cristallo con guide a LED che diffondono una tenue luce azzurra. Tutte queste sono comunque degli optional, degli allestimenti che vengono montati esclusivamente sulle vetture in allestimento più importanti. Il posto di guida è intuitivo. Comodamente sostenuto dal sedile regolabile in profondità, altezza e inclinazione, il guidatore forma un tutt'uno con la sua vettura. Senza bisogno di distogliere lo sguardo dalla strada, il quadro strumenti in posizione rialzata fornisce tutte le informazioni necessarie alla guida. Il touchscreen da 7 pollici comanda tutte le funzioni di connettività. La console centrale semi-alta, che nasce alla base della plancia, ospita il freno a mano stile aereo che libera lo spazio del posto di guida grazie alla sua maniglia a forma di leva. Alla guida reattiva e alla facilità di utilizzo si deve aggiungere un elevato livello di sicurezza. Infatti il guidatore può contare sul regolatore limitatore di velocità, il cruise control, di serie su tutte le versioni, nella struttura del telaio e su numerosi altri equipaggiamenti. Tutte le versioni sono inoltre dotate di serie del sistema ESP, che raggruppa varie funzioni, antipattinamento ASR, controllo di stabilità CDS, assistenza alla frenata di emergenza AFU e ripartitore elettronico di frenata REF. Peugeot 2008 viene alleggerita di oltre 151 kg rispetto alla versione benzina e 174 per la versione diesel. Questo permette di mantenere la strategia di downsizing introdotto sulla sorella minore 208. I motori con cui viene commercializzata la 208 sono 5, due benzina, uno da 1200 e uno da 1600 rispettivamente da 82 e 120 cavalli e tre versioni diesel. 1400 e 1600. I prezzi. La 2008 viene commercializzata in 8 versioni, Access, Active ed Allure, a cui corrispondono 5 motorizzazioni, come ho detto prima, 2 benzina, 1200 da 82 cavalli e 1600 da 120 cavalli e 3 diesel, rispettivamente da 1,4 litri da 68 cavalli e un 1600 da 92 e 115 cavalli. I prezzi vanno da 15.300 per la versione d'ingresso a 21.800 per la top di gamma. La vettura in prova, quella che abbiamo illustrato oggi, la 1600 turbo diesel a 92 cavalli con cambio manuale a 5 marce in allestimento Allure, viene commercializzata a 20.900 euro. Sicuramente la Peugeot 2008 è una vettura ottimamente riuscita, da provare e da comprare.